una fetta con del miele, in un'altra ci mettiamo una generosa spremuta di limone e la terza la arricchiamo, ragazzi, con dell'aceto balsamico di Modena. Amici di Braciami Ancora, la protagonista di questo video è la mortadella e io inizierei questo video mangiando quello che secondo me è l'accoppiamento più intrigante, una mortadella artigianale bagnata e innaffiata con dell'aceto di Modena, tanta roba. Cari ragazzi, questa che io ho in mano non è una fetta di mortadella, cioè è una fetta di mortadella, però è un monumento della gastronomia italiana. Questa è la rappresentazione di uno dei salumi universalmente più apprezzati, più riconosciuti, che piace tantissimo e che vanta, pensate, tantissime tentativi di imitazione, ovviamente mai riusciti, perché la mortadella la sappiamo fare solo noi italiani. Oh, ci troviamo a Ferrara in una macelleria strepitosa, la macelleria Rizzieri, che non è una macelleria, è quasi una succursale dell'Università del Gusto e dell'Etica, perché vogliamo parlare di mortadella e vi faremo vedere dei prodotti e delle mortadelle artigianali praticamente uniche, pezzi rarissimi. Nel frattempo io mi assaggio questa variante con il miele, suggeritami direttamente da Lorenzo e da sua moglie Michela, che gestiscono questa macelleria in maniera eccelsa. Questa variante col miele potrebbe essere benissimo un dessert. Il nome mortadella deriva da mortarium, che vuol dire mortaio, ovvero sia non altro che lo strumento che gli antichi romani utilizzavano per pestare il maiale, da qui mortadella. Poi c'è, quando nasce la mortadella non si sa, una data certa non c'è, perché ovviamente parliamo di una ricetta, di una preparazione che è nata intorno al 1300, però non è che c'è un documento certo, non è che sono andati dal notaio a dire abbiamo inventato la mortadella. Il primo, però, la prima data utile, seria, ufficiale della mortadella è il 1661. Il cardinale Farnese, che era di queste parti, emette una sorta di bando e dice la mortadella si fa così. Passiamo ad assaggiare quella con il limone. La variante con il limone secondo me è la la declinazione estiva per eccellenza. Pizza, mortadella e una spremuta di limone, secondo me raggiungiamo il top del paradiso sensoriale. Ho assaggiato tre varianti, però manca quella, diciamo, in purezza, come dicono i gastrofighetti, ma la mortadella in purezza a casa mia, o perlomeno a mio avviso, deve essere tagliata fina, e per questo ci aiuta Lorenzo, eccoti qua, ciao. Ciao Michele, innanzitutto, ciao. Grazie per l'ospitalità. Voglio la fetta più fina di mortadella che tu abbia mai tagliato in vita tua. E mentre Lorenzo l'affetta, io, ragazzi, apro una parentesi sullo strumento, sull'affettatrice che Lorenzo sta utilizzando per tagliarci questa mortadella. È la Berkel, eccola qua. Non è una semplice affettatrice, è un'opera d'arte vera e propria. È un'affettatrice che, pensate, venne creata da un ingegnere che si chiamava proprio Van Berkel, da qui il nome dell'affettatrice. È un'opera d'arte, è uno strumento di precisione chirurgica. Metterla nella propria macelleria significa avere, diciamo, comunicare al cliente professionalità, capacità, voglia di essere precisi al milligrammo. È uno strumento super affidabile e soprattutto è uno strumento immortale e che, mi dicevano gli esperti, mantiene inalterato, pensate, il suo valore. Ora, l'unico difetto che c'ha la Berkel qual è il costo. Però noi abbiamo scoperto che c'è la possibilità, pensate, di acquistarla pagando meno di 10 euro al giorno. Nei link che trovate in questo video troverete tutte le informazioni al riguardo. Io, era una cosa che ci tenevo a dirla. Caro Lorenzo, direi che ci possiamo anche fermare. Ce n'è di mortadella, io l'assaggio in purezza, ok? Ringrazio te, ringrazio la Berkel, ringrazio le aziende che ci mettono tanta passione. Ringraziamo pure il maiale, perché alla fine, come dico sempre io, il maiale è il migliore amico dell'uomo. Eppure la mortadella in purezza è qualcosa di divino, di strepitoso. Adesso però ci fai vedere la tua macelleria, ma prima ci spieghi che
strepitose mortadelle, tu proponi i tuoi clienti. Qua bisogna sgombrare un po' il campo, Michele, così intanto volevo anche farti vedere un'altra curiosità, un'altra particolarità. Noi ci siamo venuti apposta. Di quello che può essere il nostro campo. Allora, intanto, oggi qua, come vedi, la mettiamo su morsa, adesso poi la andiamo a tagliare a mano. Questo produttore ci tiene a citare che è il pistacchio italiano. Ah, apro parentesi, il pistacchio. In teoria, se vai a guardare, Bronte produce pistacchi per tutto il mondo. Bravissimo, però è grande come il mio orto lì fuori. È un paesino piccolo così, generalmente. E infatti lui diciamo specifica siciliano, okay, quindi ok, allora. E qua ci siamo. Questa, guardate, scusa, non è, vai, vai. Non è una, un pallone da football di quegli anni 70, ma è una mortadella che è cucita a mano. A mano, mamma, sì. Mio, sì, la mia, sì, la cucita mia a mano. Aumenta. L'altra particolarità che fa questo produttore, che si chiama Palmieri, siamo nella zona del Modenese, usa solo il sale di Cervia, quindi valore aggiunto ancora in più nella mortadella. Qua non c'è zucchero, ma viene aggiunto un po' di miele di acacia. E quindi andiamo ancora sul complicato, ancora sul prodotto. Tu vedi che qua la mortadella, come la vediamo che viene scoperchiata, sono due cotenne che vengono, come hai detto tu benissimo, cucite a mano. Ma tu hai visto davvero questi che qua? Guarda, questi qua sono dei folli, sono dei pasti, perché le cotenne poi vengono sagomate con un cartone, tipo un uovo, ok? Quindi si fa la sagoma e poi c'è una donna che sotto la macchina da cucire, come mi ricordo mia nonna faceva come sarta, le passa e passa tutto il contorno. Alla fine poi viene legato questo laccetto, tipo un sacco, no? Quando sì, tu prendi sì, il sacco, dentro viene messa la pasta della mortadella e una volta che tu metti dentro la pasta della mortadella, tiri i laccetti, questa si chiude in bocca, vedi che è chiusa, sì, e poi dopo passa la famosa cottura che hai citato. Qua, vedi, andiamo a incidere quelle che sono le corde che tengono la nostra mortadella. Taglio, sì, della cucitura, sì, e poi sai cosa facciamo? Andiamo a incidere proprio bene. Allora, incidi. Guarda, eccoci qua. Anche di qua facciamo la stessa cosa, guarda. Iniziamo a scartare, ci prendiamo un lembo della mortadella, un piccolo lembo di mortadella, e iniziamo a scoperchiarla. Vedi le cuciture? Ecco, ecco. Che saltano? Sì, sì. Andiamo a scoperchiare questa meraviglia. Guarda. Prendo, tiro su. Vai. Olè. Oppa. E questa poi tu te la tagli a mano. Te la tagli a mano così. Ai clienti gli puoi dare quello che è il classico cubetto di mortadella. Cubetto di mortadella. Vedi qua, che iniziamo a vedere i pistacchi. Pistacchietto. Pistacchio siciliano. Questo è un sapore diverso. Vero? Da quello a cui ci hanno abituato per decenni. Sì. Questo è un altro sapore. Tieni presente che loro lavorano molto sulla materia prima, per cui tendono a aromatizzare poco per far risaltare quello che è il lavoro di allevamento, per cui questa, chiaramente, posso dirlo, è molto più delicata. Beh, sì. Molto più raffinata. Sì, esatto. Mai assaggiato una cosa del genere? Mai, giuro, mai. Ma tu niente, niente, c'è pure la possibilità di scottarla? Sì, no, possiamo. Scottiamo una fettina? Dai. Dai, dai, dai. Eccomi. Tu hai fatto due bistecchine di mortadella. Abbiamo fatto due bistecchine. Allora, visto che ogni tanto qualcuno mi critica che io mangio con le mani, no? Adesso vi faremo vedere che mangio anche con la forchetta. Ok? Guardate, sa? Perché dicono, alcuni si arrabbiano quando mangio con la forchetta. Allora io. Cosa dici? La variante scottata è intrigante. Questa ce l'hai spiegata in maniera molto esauriente. Quest'altra, quella lì, Michele, che ci siamo mangiati prima, è una mortadella un po' particolare perché viene chiamata la regina nera. Viene da questo allevamento, siamo a Montecavolo. Eccolo qua. Montecavolo, Reggio Emilia, dov'è? Reggio Emilia, sì. Filiera 110, proprio perché il 110 sta per il 110 e lode. Ci ottiene dalla scrofa di Cintasenese in purezza. Bravissimo. E il verro di Cintasenese in purezza, le scrofe, solo le scrofe vengono fatte incrociate con il verro brado di Montefeltro. Di Montefeltro, esatto. E nasce il Re Nero. Il Re Nero. Dal quale avviene fatta la mortadella. Stesso produttore, stiamo sempre parlando di Palmieri. Ha fatto questa rivoluzione nella mortadella, ha voluto fare anche una mortadella di nero. E questa è insaccata invece? E questa fa nella classica vescica al naturale. Okay, però. Una vescica al naturale? Esatto, okay, esatto. Domanda, costo al letto di questa al tuo negozio? Qua siamo sui quasi 2,30 euro al letto. Ok, questa invece? E questa siamo un po' più alti, siamo sui 2,70 euro al letto. Ok. Ora,
Amici di Bracciami Ancora, io ero entrato in questa macelleria con l'intento di fare solamente un servizio, un video sulla mortadella. Il problema è che qua ogni centimetro quadrato di questa macelleria mi fa svenire. Allora, vieni, facciamoci una passeggiata, cioè, un falso modesto. Allora, intanto ragazzi, tutti i mercoledì, dal 5 giugno al 7 agosto, in macelleria. In braceria, sì. Vieni, si mangiano le tue prelibatezze. Solo sì. Il mercoledì. Solo il mercoledì, vieni, scegli e noi ti grigliamo in diretta quello che hai scelto. Adesso ti chiedo una cosa, di abbracciare. Dimmi. Il dono della sintesi. Sì. Prima mi dicevi. Vai tranquillo. I miei clienti entrano, già sanno quello che gli do perché non comprano un prodotto ma la filosofia. Ma comprano un metodo. Un metodo. Qual è questo metodo Rizzieri? Il metodo Rizzieri è una filiera dovuta al fatto della produzione dell'alimentazione per gli animali e gli animali come vengono allevati. Quindi il 100% del benessere animale, che possono essere o bradi o semibradi, okay. Comunque in totale libertà. Perfetto, bene, e allora facciamoci in giro. Allora, qui vabbè ci sono le carni. Qua sai che ci sono le carni. Io non so se guardare sopra, tutto, giù ragazzi, sto in completo tilt. Vengono divise in carni rosse, maiale, manzo, una parte dei preparati pronto a cuocere per chi ha la fretta di non stare a farsi o a perdere del tempo. Ogni singolo vasetto io lo metterei nel mio carrello della spesa. Esatto, tu tieni presente. Selezionati uno a uno questi. Tu tieni presente che questo è un giro intorno all'Italia di persone che hanno la nostra stessa filosofia. La nostra filosofia è di non usare chimiche all'interno dei prodotti. Quindi tu quello che trovi qua non ha nessun tipo di ingrediente chimico al suo interno. Torniamo al punto di partenza. Ci prendiamo una pezzetto di mortadella, prenditelo pure te, va? Ok. Vado io? Sì, sì. A mano, mi raccomando. Allora, amici di Bracciami Ancora, un macellaio strepitoso che vi può dare qualche spunto se magari appartenete alla categoria, ve l'abbiamo presentato. Se siete da queste parti, una capatina a Ferrara ci sta tutto. Se il vostro oggetto che desideri è la Berkel o qualche altro strumento che vorreste utilizzare al ristorante, in macelleria o in salumeria, ve lo abbiamo detto. Il noleggio operativo vi permette di acquistare attrezzature a basso costo. Noi vi salutiamolo insieme. Grande come saluto, abbracciami ancora come a te Michele. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao. Ciao. Buona, mortacci quanto è buona allora. Bravo.